Allora, quello che vedete qui è un Phragmipedium Fritz Schomburgk, che ha perso il primo fiore e questo è il secondo fiore. Guardate un attimo una cosa importante: leviamo il vaso, sotto c'è dell'acqua. Prendiamo quest'acqua e vi voglio far vedere una cosa importante nella nostra coltivazione. Questa è l'acqua, questo è il misuratore di micro Siemens. Guardate un po' quello che viene fuori. Guardate, guardate, guardate. Questa è l'acqua, mettiamo giù il rilevatore. Stiamo troppo alti, stiamo a 600 microsiemens. Quindi quando avete dell'acqua nel sottovaso, misuratela, vedete un attimo quanti microsiemens avete, perché in questo caso qui abbiamo tanto sale, troppa salinità. Voi considerate che io ne do 300, ma a lungo andare qui si sono accumulati dei sali, per cui siamo, ecco, l'importante è che pesca un pochino senza buttarla fuori, siamo a 614. Quindi all'interno del vaso del Phragmipedium dobbiamo assolutamente fare dei risciacqui, perché il Phragmipedium, ripetiamo, vivono in ambienti in cui ci deve essere acqua pressoché pulita, acqua pressoché di ruscello, quindi lì c'è qualcosa che non va. Allora bisogna provvedere a lavare il piattino, ma non è tanto lavare il piattino, ci vuole che facciamo dei lavaggi, perché il Phragmipedium, vivendo presso cascate, presso ruscelli d'acqua, è molto sensibile alla salinità, quindi in questo caso è troppo troppo salata, quindi dobbiamo stare attenti quando facciamo la coltivazione. Ogni tanto prendete l'attrezzetto per misurare non solo quando preparate l'acqua, ma anche quando andate a vedere il risultato, che questo è il contenuto esattamente che è nel vaso, troppi troppi sali. Dobbiamo scendere perché dobbiamo rimanere col Phragmipedium sotto ai 200, 200, io gliene do anche 300 delle volte, però 600 è veramente troppo e quindi rischiamo di fare dei danni. Prendete l'abitudine di misurare quando preparate l'acqua di concime, ma prendete l'abitudine di misurare quello che viene fuori nell'acqua del sottovaso, lasciandola almeno per un giorno, vedete un pochino com'è la situazione. Quindi che è importante fare? Ho pulito tutto quanto il vaso, ho pulito il sottovaso, la cosa importante era pulire. Cerchiamo di buttare giù un pochino di acqua pulita in modo tale che laviamo via un po' il composto. È un lavaggio che stiamo facendo, importante per abbassare un po' il contenuto dei sali. Questa è l'acqua Monviso 023, 023. E quindi questa è un'acqua abbastanza. No, non è abbastanza. Se prendete l'acqua distillata e la misurate, abbiamo gli stessi valori. Ecco, se adesso noi buttiamo giù un pochino di acqua e la lasciamo lì sotto, dovremo avere un pochino di controllo dei sali. Ecco, quindi è importante ogni tanto lavare via un po' l'eccesso della coltivazione. Guardate, vi faccio vedere che già con questo piccolo lavaggio che abbiamo fatto, anche se è poco il tempo che la pianta sta in immersione qui, però già se mettiamo il nostro misuratore già abbiamo ottenuto qualcosa, perché abbiamo già 0,90 rispetto ai 600 di prima. Quindi che succede? Con l'acqua 0,23 abbiamo abbassato un pochino la salinità e questo è importante. Adesso abbiamo all'interno del vaso l'acqua un pochino più pulita, quindi ogni tanto ricordatevi di dare una sbirciatina a quello che avete come acqua nel sottovaso.